Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il pulitore. Nuovo fucile di precisione bolt action, forze speciali, fucile potente e preciso con meccanismo bolt action che garantisce un'elevata affidabilità ma una ridotta cadenza di tiro. I colpi possono perforare più nemici. Allora, innanzitutto l'abbiamo percata con un doppio livello critico, quindi l'abbiamo fatta arrivare a una probabilità del colpo critico del 56% e un doppio danno critico. Purtroppo su quest'arma, come potete vedere, non è possibile mettere la velocità di ricarica, quindi ci dobbiamo tenere quei 3 secondi di velocità di ricarica. Ecco spiegato il motivo comunque del doppio livello critico, perché se comunque devo sparare già un solo colpo ogni 3 secondi, beh capite bene che preferisco che critti il più volte possibili, o almeno con maggior frequenza. L'elemento potete sceglierlo a vostro piacimento, e come ultima perk troviamo restare fermi per 2 secondi infligge più 11% di danno. È cumulabile fino a 5 volte, tornare a muoversi rimuove completamente l'effetto. L'arma è disponibile per 1680 di oro nel negozio settimanale su Salva al Mondo. Allora ragazzi, per questo video andremo a vedere comunque quest'arma in due versioni totalmente differenti. Come state ben vedendo, ora la stiamo vedendo con una build critica, quindi abbiamo detto doppio livello critico e un doppio danno critico. Però, dopo, alla fine del video, vorrei portare quest'arma con tutte perk di danno e vedere se conviene col DPS. Perché comunque, diciamoci la verità, sui cecchini lenti non conviene tanto optare per una build critica. Va bene tipo l'obliteratore dove comunque abbiamo 4 colpi, vanno bene i cecchini veloci, quali la vecchia Betsy, anche se comunque la mia è full danni, mentre ho cannocchiale comunque in critico. Però sostanzialmente sono la stessa identica arma, la vecchia Betsy e il cannocchiale, solamente che una sta col mirino e una senza. Però su un cecchino così lento dover aspettare ogni volta 3 secondi e sperare che il colpo successivo entri critico, ammetto che è parecchio frustrante raga. Quindi adesso voi la state vedendo con una build critica, alla fine del video andremo a vederla con una build piena di danni e trarrete da soli le vostre conclusioni, quindi state attenti a come percate quest'arma. Allora raga, se state pensando di utilizzare Ramirez Cromo per incrementare la velocità di ricarica di questo cecchino, se utilizzato come primario ovviamente, vi avviso già che ciò non è possibile farlo. Cioè, la ricarica sarà sì più veloce, però purtroppo con una cadenza di tiro di 0,3 al secondo, beh, capite bene che sparerà comunque un colpo ogni 3 secondi. Infatti, quando voi finirete la ricarica con Ramirez Cromo, dovrete comunque aspettare quel secondo in più per poter sparare un nuovo colpo. In sé, comunque, raga, sul colpo singolo il cecchino è davvero davvero forte, però la domanda che mi sono posto è, lo preferisco veramente all'obliteratore? Cioè, preferisco utilizzare questo o un obliteratore piuttosto che un cecchino a neon? Sappiate che con l'obliteratore a una distanza di 5 tiles potrete comunque sparare attraverso le strutture, col cecchino al neon invece alla distanza massima potrete continuare benissimo a sparare attraverso tutto, mentre questo cecchino purtroppo non fa nulla di tutto ciò, cioè possiamo solamente trinciare più di uno zombie se sono sulla stessa traiettoria, ma in sé non possiamo affidarci come all'obliteratore per trinciare tutti gli zombie, piuttosto che comunque darlo al difensore rispetto all'obliteratore, beh posso dire che comunque non me la sento di far ciò. I miei difensori con gli obliteratori al 130 vi assicuro che sono una potenza formidabile. Poi comunque ha il vantaggio l'obliteratore di avere anche 4 colpi in canna, poterli sparare tutti, avere la velocità di ricarica molto più elevata. Comunque il mio ha anche la perk di velocità di ricarica. Purtroppo ha queste pecche che non mi fanno preferire il suo utilizzo. Cioè, perché io dovrei utilizzare questo cecchino piuttosto che l'obliteratore, appunto. Certo, il cecchino comunque è davvero forte. Quando il danno ci mostra un numero grosso è veramente soddisfacente. Però allo stesso tempo, appunto, troppo frustrante sia aspettare il colpo critico che aspettare in sé che comunque ricarichi il colpo. È inutile dire che comunque è un cecchino, va usato dalla lunga distanza e andrebbe switchato comunque con un'altra arma per poterci difendere al meglio. Però allo stesso tempo anche dalla lunga distanza non è un cecchino su cui possiamo fare completamente affidamento. Questa velocità di ricarica raga è molto più negativa di quello che pensavo. Spero veramente che la Epic la buffi, spero veramente che cambi qualcosa. Almeno la velocità di ricarica ci sta tutta su st'arma, o almeno la possibilità di metterci una perk con velocità di ricarica. Io sono disposto a sacrificare i danni piuttosto che non usare la velocità di ricarica. Possiamo vedere veramente in certe situazioni quanto sia complesso tirare giù un bersaglio davanti a noi. Che poi raga, tralasciando il fatto di danno non danno, danno critico non danno critico, perché comunque io sui cecchini, in genere sui cecchini così lenti, preferirei andare su una build completamente piatta di danni. Poi sicuramente ci sono le persone che preferiscono anche il danno critico su queste armi. Però adesso tralasciando i fattori di tutti i percaggi, anche se noi andiamo a missare un colpo, se per sbaglio missiamo un colpo, dobbiamo comunque aspettare quei 3 secondi di ricarica, quindi se no diventa parecchio frustrante in modo
molte situazioni. È giusto che comunque vi facciate una personale opinione sui vari percaggi. Io in questo video vi sto mostrando questa con una build critica, ma tra pochissimo andremo a vedere una build piatta di solo danni e una con un doppio danno e un doppio danno alla testa. Questo invece è il pulitore con tutte perk di danno. Sebbene comunque non riusciremo mai a raggiungere il danno del colpo critico sul colpo singolo quando ovviamente entra il critico, per quanto riguarda il danno per secondo in questo caso riusciamo a ottenere un danno per secondo elevato. Ciò cosa significa? Significa che abbiamo più stabilità di danni, cioè non dobbiamo per forza aspettare che entri il critico, possiamo semplicemente basare i nostri danni base. Però come vi dicevo la ricarica è un problema in qualsiasi build, purtroppo su quest'arma non è possibile metterci la velocità di ricarica. Per forza di cose, raga, adesso andiamo a provare quello doppio perk di danno e doppio perk di danno alla testa. Quindi prestate bene attenzione, lo vado a mettere nel primo slot, come vedete, doppio danno alla testa, doppio danno. Ecco, qui subentra un danno sicuramente più elevato rispetto al danno per colpo singolo e al danno piatto. Ma c'è un ma molto grosso sottolineato di rosso, che ovviamente pretende che questo colpo sia sparato in testa. In questo momento riusciremo a estrapolare il massimo del potenziale, ovviamente solamente mirando in testa. È inutile dirvi che comunque sbagliare il colpo e aspettare di nuovo 3 secondi per poter mirare di nuovo in testa, diciamo che è abbastanza frustrante anche qui. Quindi non lo so, io le mie opinioni ve le ho date. Sicuramente raga, la Epic farà qualcosa, farà un buff, dai, non è possibile avere una velocità di ricarica così. Semplicemente poi pensando che abbiamo cecchini molto molto più promettenti. Io che dire raga, vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando fatemi sapere voi cosa ne pensate, ci tengo molto a sapere la vostra. Vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore, per farlo vi basta inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!